Nata Elena Caterina Catardi da Pasquale, un funzionario statale sardo originario di Alghero. Elina Bugnone cominciò molto giovane a studiare pianoforte e in breve tempo divenne un'apprezzata concertista. Nel 1918 sposò l'attore Vladimiro De Liguoro, figlio del regista Giuseppe, dal quale ebbe una figlia, Regana, nata l'anno dopo. Qualche anno più tardi la Catardi, spinta dal marito, intraprese la carriera cinematografica, ed assunse il nome d'arterina De Liguoro. Dopo qualche piccola parte di scarsa importanza, nel 1923 ebbe il suo primo ruolo da protagonista nel film drammatico Messalina. La De Liguoro fu impiegata prevalentemente in film storici o in costume. Come Quo Vadis 1925, Gli ultimi giorni di Pompei 1926, Il vetturale del Moncenisio 1927, pellicole che le permisero di affermarsi come una delle maggiori dive italiane del cinema muto. Lavorò anche all'estero, in Francia, Germania e negli Stati Uniti, dove si recò nel 1930. In America fu utilizzata soltanto come caratterista nelle versioni spagnole di film americani, come Politikerias del 1931, dove protagonisti furono i comici Stanlio e Endolio. Preferì quindi riprendere l'attività di pianista. Ottenendo notevoli successi, ritornò in Italia nel 1939 assieme al marito. Riprese l'attività cinematografica prendendo parte in ruoli minori o da, comparsa, a sette film girati tra il 1942 e il 1963, l'ultimo dei quali fu Il Gatto Pardo.